17 novembre 1941, Seconda Guerra Mondiale. L'ambasciatore statunitense in Giappone, Joseph Grew, telegrafa al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riferendo di avere raccolto voci circa un imminente attacco a sorpresa del Giappone contro la base statunitense di Pearl Harbor nelle Hawaii. Il messaggio non viene adeguatamente preso in considerazione da Washington. Il 7 dicembre l'aviazione giapponese affonda 4 delle 8 corazzate americane ormeggiate nel porto hawaiano. Un collega peruviano ha rivelato a un membro del mio staff di aver sentito diverse fonti, compresa una fonte giapponese, che le forze militari giapponesi hanno progettato, in caso di problemi con gli Stati Uniti, di tentare un attacco a sorpresa su Pearl Harbor, impiegando tutte le strutture militari a loro disposizione. Ha aggiunto inoltre che, sebbene il piano possa sembrare una fantasia, il fatto che lo abbia sentito da più parti lo ha indotto a passare l'informazione.